Al mio posto in realtà avrebbe dovuto esserci un'altra persona, o perlomeno accanto a noi. Carla Vangelista, che è coautrice del libro che stanno scrivendo insieme, è una grande sceneggiatrice, una famosissima scrittrice, ma purtroppo ha avuto un problema dell'ultimo minuto e non è riuscita a raggiungerci in tempo. Quindi cercherò di fare il suo clone, anche se non sono bionda, fai non le parlo sue veci. Romano e quindi cercherò di arrangiarmi al meglio. Silvio Muccino non ha bisogno di presentazione perché da 15 anni è amato da tutti. È amato come attore, come regista e come scrittore. Lui ha esordito a 15 anni come attore di un film celebre, Come te nessuno mai. Nessuno però forse sa che a 15 anni Silvio ha scritto la sceneggiatura di questo film. Quindi abbiamo questo numero che ricorre. Ma Silvio, cos'è successo a 15 anni? Beh, a 15 anni è successo un po' un Big Bang, è stata la creazione. Però prima di entrare in questo, come dire, nel vivo della discussione, io sento di dover dire una parola perché in 15 anni che faccio questo lavoro ho fatto tante presentazioni e sono, come si dice, in teoria dovrei essere abituato a stare davanti a un pubblico, però devo dire che una piazza così, così bella, un'occasione come questa, rende emozionante, fa effetto, ecco, diciamo che fa molto effetto. Comunque, grazie dell'incoraggiamento, era quello che volevo, ok. Ci ho detto sì, 15 anni sono 15 anni che faccio questo lavoro ormai, faccio 30 anni, insomma ci sono ormai, sono verso i 30. Ho iniziato a 15 anni e quella è stata una specie di, non esagero, di Big Bang iniziale. Lì, sì, in un'età come quella, che forse io ho raccontato, ho cercato di raccontare, poi di raccontare quello che vedevo, quello che vivevo mano a mano che crescevo, in realtà per fermare un momento della mia vita che in realtà ho vissuto in maniera abbastanza sopra le righe, non ho potuto vivere i miei 15-16 anni con la stessa, no? Con la stessa normale e bella quotidianità. Per me sono stati l'inizio di una vita che poi non si è più fermata. Però mi sono reso conto, nonostante certe cose me le sia perse per strada, che quello che sono oggi è il frutto delle ferite, ma anche dei regali, dei doni che quell'età mi ha donato. Ma lo sono a tal punto che, a proposito di questa serata e dell'emozione, ogni volta che io devo affrontare un pubblico, ogni volta che presento un film alla stampa, ogni volta che presento un libro, qualunque altra cosa, la notte prima faccio un sogno e questa notte ho fatto lo stesso sogno. E il sogno che ho fatto questa notte è di trovarmi, anziché qui con voi, è di trovarmi a parlare di questo libro al centro del cortile del mio liceo. Questo perché il mio liceo, quello che ho vissuto in quegli anni, è lì che si sono creati quelli che sono i fantasmi, le paure, il senso di inadeguatezza. È lì che si è strutturato l'essere umano. Veramente, si è strutturato il Silvio che sono. E questo ha fatto sì che io piano piano però prendessi coscienza di questa cosa qua. Per cui ci siamo resi conto, io e Carla, che in effetti quella è un'età è veramente formativa, è una specie di linea d'ombra dove si esce da un mondo illuso e un po' incantato, quello dell'infanzia, dove si inizia veramente a raccogliere delusioni, a raccogliere esperienze, a raccogliere vita. E ovviamente quello che sto dicendo, che non riguarda solamente me, riguarda tutti, però ci ha spinto, ora che ne sono fuori, ora che ho quasi 30 anni, ora che quindi posso prendere in mano certe cose,
a farci delle domande e a recuperare quel momento della vita che molto spesso è stato trattato, viene trattato in modo da essere, come dire, spesso e volentieri schiacciato da una serie di ovvietà e di banalità e di cliché che non rendono giustizia a un momento della vita che è sì meraviglioso ma anche estremamente doloroso. Al punto che è talmente vera questa cosa che mi ha molto colpito tempo fa leggere in un'intervista su un giornale a un artista che in teoria ha una forza e un talento quando sta sul palco da mangiarsi veramente stadi pieni di persone, una cantante, adesso non ricordo il suo nome, ma è una superstar mondiale che parlava di come ha iniziato a scrivere perché a 15 anni si sentiva profondamente frustrata, si sentiva inadeguata, il mondo intorno a lei la faceva sentire inadeguata. Questa cantante è Lady Gaga, se non sbaglio. È un momento della vita assolutamente formativo e un giorno io e Carla, che purtroppo non è qui ma che avrei voluto molto fosse qui perché è molto strano per me che sono autore parlare di un libro che è scritto a quattro mani senza l'altro autore, per cui in qualche modo sono un po' mutilato, però parlandone ci siamo resi conto che lei ha vissuto la sua adolescenza negli anni 60, ha vissuto la sua adolescenza in un'Italia che non era più lontanamente questa, in un mondo che era profondamente diverso dal mondo per esempio che ho vissuto io, che sono stato adolescente alle soglie del 2000. E nonostante i cambiamenti radicali, nonostante l'Italia fosse il mondo, la società, tutto è cambiato, in realtà ci siamo resi conto di come esiste un filo rosso che lega quel momento della vita e lo rende unico, di come ci sono certe dinamiche emotive che però rimangono assolutamente sempre quelle. Per cui ci siamo detti: perché non provare a fermarle? Perché non provare a raccontare l'unicità di questo momento che è universale al di là delle mode, dei tempi che cambiano? È un momento assolutamente unico. Perché non proviamo a fare quello che per noi è stato... Sapete, molto spesso quando si vive in quel momento si cercano delle conferme, si cercano delle risposte in certi libri, in certe canzoni, in certe poesie, in certi testi, si cerca delle conferme a ciò che si prova. Io per esempio mi ricordo che a 15 anni sono stato immensamente grato, devoto anzi, a un cantante americano degli anni 70 che io non conoscerò mai, che però si chiama Steven Stills, per aver scritto una canzone che si chiama 4 and 20. Io avevo 16 anni, stavo non bene, insomma, erano momenti appunto gli alti e bassi della vita, e un giorno ascolto questa canzone che parla di paure, che parla di esaltazione, che parla di sesso e di morte, che parla di tutta una serie di cose vissute come lo si vivono a 16 anni, sentite come le si vivono in quel momento della vita. E improvvisamente, sentendo quella canzone, non mi sono più sentito solo. Mi sono sentito che al mondo c'era qualcuno che in quel momento stava provando esattamente quello che provavo io. E Carla, se fosse qui, vi direbbe che lei ha provato quell'abbraccio, ha sentito quella carezza probabilmente in una canzone dei Beatles. Per cui ci siamo detti: perché non proviamo a fare qualcosa del genere per chi in questo momento sta vivendo questo necessario momento di passaggio e di transizione, ma anche per chi l'ha già vissuto e lo vuole ricordare? Perché appunto, io ne sono forse un po' alla prova, in realtà non si supera mai, in realtà certe ferite si portano sempre con noi, in realtà si è costantemente adolescenti, nel senso che costantemente ci troviamo ad avere a che fare con delle paure, con dei momenti che ci impongono di cambiare, ci impongono di trasformarci. Beh, mi sembra chiaro che il libro parla di temi inerenti all'adolescenza.
però parla di tutta una serie di sentimenti, di emozioni, di forze, non per gli adolescenti, ma piuttosto si parla di un romanzo di formazione, abbiamo detto prima, transgenerazionale, che può piacere ai quindicenni di oggi, ma anche ai cinquantenni, che erano quindicenni diversi anni fa. Credo che una frase sia molto esplicativa, ve la leggo e poi chiediamo a Silvio il perché di un titolo così intrigante come vi dirò tra un attimo. L'adolescenza è una rivoluzione che ti scoppia dentro. L'unico modo per sopravvivere è portarla fuori. Il titolo che Silvio e Carla hanno deciso per questo libro è Rivoluzione numero 9. Silvio, facci capire un po' cosa significa Rivoluzione numero 9. Rivoluzione numero 9 sono tante cose. Questo titolo in effetti ci è stato un po' suggerito poi mentre scrivevamo il libro. Il libro in due parole, perché è giusto che si sappia un po' di quello, anche se lo stiamo, come dire, ultimando in questo momento. Il libro, come avete potuto intuire, racconta la storia di due ragazzi. Matteo, un ragazzo di 15 anni che vive i suoi 15 anni alle soglie del 2000, in un mondo quindi che io conosco molto bene e che non è un terreno rassicurante, non è un terreno così sicuro. E forse quello che sto vedendo è che più si va avanti, più in qualche modo diventa sdrucciolevole il pavimento, insomma la mia adolescenza, l'Italia, il mondo che ho conosciuto io è stato un mondo segnato da, per esempio, da cose che Carla non aveva, da sensazioni che Carla non aveva. Il mondo di Matteo è un mondo dove, per esempio, il sesso non è un qualcosa di così sacro, di così, non c'è più quel pudore. Il sesso degli adolescenti è un sesso vissuto con una certa leggerezza, e anche in un certo senso violenza. Però al tempo stesso è un mondo dove, per esempio, si sono insinuate delle parole che negli anni 60 forse nemmeno esistevano per certi adolescenti, come per esempio la parola ansia. Esisteva il dolore, esisteva la paura, ma l'ansia è un concetto che è entrato forse negli ultimi anni dentro degli adolescenti. Io sono della generazione dell'82, gli anni 80 sono quelli che hanno portato l'AIDS, per cui anche dietro al sesso, che dovrebbe essere la cosa più vitale, più bella del mondo, in realtà c'è già come uno spauracchio di morte, per cui insomma il 2000 è un mondo, per me e per tutti quanti, immagino, un momento difficile dove avere 15 anni. Quello è il mondo di Matteo. Parallelamente alla storia di Matteo seguiamo la storia di Sofia, che è una ragazza di 15 anni che vive i suoi 15 anni nel 1965 a Roma, nello stesso appartamento di Matteo. Questo appartamento è il filo rosso che lega questi due adolescenti, che non hanno nient'altro in comune, solamente questo appartamento. Ma in realtà è solamente il punto di partenza, proprio perché quello che a noi interessava raccontare era come in realtà questi due momenti della vita fossero costantemente allacciati, talmente che appunto così allacciati da condurre il racconto anziché in successione, in parallelo, come se fossero due storie che si svolgono, che hanno un'unità di luogo, di tempo e di azione. E in effetti, a parte il tempo, il resto è tutto molto collegato. Quello che mano a mano che scrivevamo questa storia, però, ci siamo resi conto che il sentimento che più emergeva dalle pagine dei nostri Sofia e dei nostri Matteo era questo loro bisogno di attraversare questa linea d'ombra, di cambiare, di togliersi
una maschera che forse è la maschera che i genitori gli hanno applicato, forse sono le prime maschere che vestiamo, forse nei momenti in cui cresciamo la prima cosa che dobbiamo fare è riconoscerci e sapere chi siamo. E l'unico modo, purtroppo è molto violento, ma uno dei modi per sapere chi siamo è sapere innanzitutto chi non siamo. E per sapere chi non siamo spesso e volentieri ci cerchiamo un nemico, ci cerchiamo un qualcuno contro cui combattere. Per cui queste storie, così in realtà sottili, leggere, emozionanti come sono i 16 anni, i 15 anni, in realtà poi si animavano di conflitti, si animavano di sentimenti che ci sembravano veramente parlare di rivoluzione, perché poi è di quello che si parla, di una rivoluzione. I grandi cambiamenti sono quelli, sono rivoluzione. Una rivoluzione che purtroppo nell'Italia, ma nel mondo che in questo momento noi stiamo vivendo, si cerca costantemente di, come dire, di soffocare, al punto che l'altro giorno io ho una pagina Facebook dove ogni tanto vado a rispondere a delle persone che mi scrivono. Una ragazza di, non proprio adolescente, ma insomma una ragazza di 20 anni mi scrive dicendomi che ha 20 anni, che ha un sacco di voglie, di idee, di cose, vuole fare tantissime cose con la sua vita, ha tanta iniziativa, ha un enorme fuoco dentro di lei, ma poi intorno c'è una specie di cappa che non le permette di bruciare liberamente. Il mondo le dice questo non si può fare, i genitori le dicono questo non lo puoi sognare, gli amici gli dicono no, tanto è inutile, e tutto questo fuoco diventa rabbia implosa. E in effetti questa rabbia implosa poi crea questo stato di, no? Molto spesso leggiamo sui giornali di ragazzi che a 18 anni sono già disillusi, di persone che a 16 anni già non credono, non sognano, perché in realtà fa comodo che questo fuoco venga imploso, perché se i ragazzi implodono non si mette in discussione niente, non si mettono in discussione le istituzioni, ma prima ancora non si mette in discussione neanche la famiglia, che è la prima cosa che andrebbe messa in discussione. E noi abbiamo fatto sì che invece questi Sofia e questo Matteo, anziché implodere, tirassero fuori questo loro desiderio, desiderio che poi diventa rabbia a volte, desiderio che a volte però diventa voglia di vivere altre, comunque è un fuoco che non si può sopprimere e che va tirato fuori. Tirare fuori questo fuoco significa compiere un atto di ribellione, significa decidere di non implodere ma di esplodere. Esplodere significa a volte litigare, a volte scontrarsi, significa fare qualcosa che oggi per esempio nessuno, tutti stanno molto attenti, soprattutto con i ragazzi, a spingerli verso quell'atto di ribellione. Per cui si parla di una rivoluzione. Forse prima ancora di una rivoluzione politica, quello che a me piacerebbe che si verificasse nei ragazzi è una rivoluzione intima, personale. Per cui rivoluzione numero 9 che cos'è? In realtà è una leva. Per me, per esempio, la rivoluzione numero 9 è stata una canzone. Ancora qua si torna spesso alla musica, ma in effetti l'adolescenza è fatta anche di musiche, di libri, di riferimenti. Però una leva per me è stata una canzone. Per qualcuno è un libro, per qualcun altro è un amico, per qualcun altro è un incontro, per qualcun altro è la prima volta che si fa l'amore, perché quella è un'iniezione di tale vitalità che dopo non ci si può fermare. Rivoluzione numero 9 è tutto quello che ti aiuta ad avere il coraggio di tirare fuori quella rivoluzione che si porta dentro e quindi applicarla al mondo vero. Rivoluzione numero 9 in realtà è cambiare, in realtà è crescere.
E visto che però nel libro ha un significato molto preciso, e io non vorrei svelarvelo perché sennò è un po' un peccato, diciamo che questo è il senso che noi gli abbiamo voluto dare. Poi quando leggerete il libro capirete. Silvio, tu e Carla siete una coppia creativa collaudata ormai, siete una coppia che ha iniziato a scrivere Parlami d'amore nel 2006, una grande storia d'amore che è diventata un film, un record di incassi. E allora volevo chiederti due cose. Uno, avete un modo di lavorare, un metodo, quando mettete insieme quello che avete scritto singolarmente, come vi confrontate, come nasce un libro a quattro mani? Perché c'è un certo fascino dietro questi libri firmati da due persone. Ed è molto interessante per me, che ho avuto la fortuna di conoscerli entrambi in un contesto appunto di casa, è molto interessante vedere proprio come due persone che hanno una grandissima sintonia riescano poi a trasferire in maniera così intensa e così emozionante tutto questo mondo all'interno delle pagine di un libro che poi spesso diventano anche un film. E la seconda domanda è: quando scrivete, pensate già che questo libro, che le parole, che le immagini possano diventare un film, e quindi avete già in mente le luci, le immagini, la musica? Insomma, ci piacerebbe sapere un po' il mistero che ci sta dietro la creatività. La deformazione professionale è quella, purtroppo. Ma al tempo stesso, devo dire, questo libro l'abbiamo scritto in un modo molto, molto singolare, perché appunto, come vi ho detto, avevamo, per fortuna ci permetteva una grande libertà, questo confronto di vite, questo confronto di adolescenze, che poi in realtà è un confronto non solo di, però, di vite e di adolescenze, poi è diventato in realtà un confronto di, sono diventate due Italie, due paesi, due mondi. È molto strano il gioco di corrispondenze che si è creato scrivendolo, ma ci metteva una grande libertà perché sapevamo che comunque l'unica cosa che ci teneva legati erano le camere di questa casa che noi avevamo immaginato, e che nel 65, l'anno appunto del primo concerto italiano dei Beatles, che per Sofia è un momento assolutamente topico. E e la casa di Matteo, avevano in comune fondamentalmente una stanza che era la camera da letto dove questi due adolescenti hanno vissuto e sognato per quell'anno. Per cui, fermo restando questo punto, noi ci siamo permessi la grande libertà di scrivere le nostre storie liberamente, sapendo che poi in un secondo momento avremmo potuto incrociare e strutturare il libro insieme. Per cui abbiamo scritto proprio quasi ognuno per conto suo, cosa che per fortuna ci ha permesso una scrittura, un lavoro molto facile, perché scrivere in due invece è una delle cose, diciamo che a proposito di rivoluzione e ribellione, il metodo di lavoro mio e di Carla è quello di litigare, urlare e litigare, a volte insomma arrivare allo scontro quasi fisico, perché siamo due arieti, siamo due passionali, e fondamentalmente le nostre storie, sia Parlami d'amore che questa, in realtà nasce dal desiderio di un confronto. Io, sarà perché sono, forse ho iniziato in questo modo, ma il confronto è la cosa più stimolante per me. Quando avevo 15 anni il mio confronto era mio fratello, poi dopo il mio confronto è stato Giovanni Veronesi, poi Carlo Verdone e poi Carla Evangelista. Adesso in questo momento della mia vita il confronto è Carla Evangelista, ma perché credo che nel confronto emergano delle cose, dalla crisi emergano necessariamente delle cose che sono produttive, sono creative, e tra me e Carla funziona molto bene. Forse noi non dobbiamo litigare. Noi non dobbiamo litigare, va bene.
Va bene, no, perché se ti, insomma, se ti posso, se ti prendo per Carla, poi mi faccio prendere. Ok, va bene. Per cui, insomma, il nostro sul sceneggiatura, per esempio, abbiamo un modo, insomma, sono mesi molto caldi quando scriviamo. In questo caso no, siamo stati anche molto fortunati perché poi al dunque, al momento di dover iniziare a intrecciare questo libro, poi in realtà il libro ci ha preso per mano e ci ha guidati, ci ha portato, si è scritto un po' da solo. E sono quei miracoli che succedono e che non prevedi mai. Io devo dire, ogni volta mi trovo a imboccare questa strada con grande incoscienza. Lo dico perché non sono uno scrittore, ma è il secondo libro che scrivo. E il motivo vero perché continuo a farlo è perché lo amo fare, perché mi piace e perché sono assolutamente incosciente. Perché ci vuole anche quello. E Carla è più incosciente di me, che mi spinge, ci spinge a fare queste cose, queste operazioni che in effetti sono molto rischiose, anche perché sapevamo di andare a toccare un tema abusato quasi, ma che secondo noi aveva ancora molto da dire. Per cui questa è stata diciamo, il grande della creazione. Per quanto riguarda il film, la libertà di questa scrittura per me è stata totale. Questo significa che rispetto a quando, per esempio, scrivo una sceneggiatura con Carla, le sceneggiature sono quasi c'è un fortissimo elemento matematico nella scrittura di una sceneggiatura. Ci sono dei tempi, ci sono dei turning point, ci sono delle svolte, ci sono dei momenti che bisogna quasi rispettare ferramenta, almeno questo è quello che una certa tipo di filosofia di sceneggiatori pensano. Io davanti a questo libro, davanti a queste pagine bianche, in realtà ho pensato, beh, io forse mi lascio andare e lascio parlare in maniera abbastanza anche, come dire, poi dopo se ci sarà da sistemare si sistemerà, però volevo sinceramente far parlare la pancia. Anche un po' la pancia, sì, quell'adolescente che in realtà ho sempre mascherato. Prima stavo a cena, scusate, questa è una cosa che è venuta fuori 2 minuti fa e quindi ve la racconto perché non è nata da me, ma è nata da una persona che stava davanti a me e che mi ha molto colpito perché ha detto una cosa in cui credo profondamente. Parlavamo di Facebook e parlavamo di maschere, parlavamo di tutte quelle persone che a volte vanno su Facebook per ritrovare i vecchi amici, per ritrovarsi, no? Io devo dire, ci vado per incontrare le persone che non conosco, tipo le persone che mi scrivono, non ci vado per incontrare i miei amici. E il motivo è perché, mentre stavamo a tavola, ne stavamo parlando, è perché mi fa paura l'idea, è strano dire una cosa così intima e privata e dirla in una piazza, è veramente strano, però evidentemente è così che stasera deve andare. Mi fa paura che incontrare qualcuno che pensa di conoscermi, ma che in realtà di me ha visto solamente la maschera che io indossavo a 15 anni e che non sono io. Cerco di spiegarmi perché è un discorso un po' privato. Tempo fa io ho cambiato scuola, non so, un'immensità di volte, credo 10 volte, per cui dove arrivavo ero sempre nuovo. Per cui, insomma, devo dire, uno dei motivi per cui gli anni del liceo sono anni terrorizzanti, al punto che ancora oggi, se, prima di un incontro, sogno il cortile del mio liceo, è perché ero sempre nuovo e quindi legare con quelle persone per me era sempre molto difficile. Anni fa mi sono ritrovato, io ho finito il liceo però ho iniziato a vivere, nel senso che ho chiuso una porta che non ho mai più riaperto e tutte quelle persone che avevo frequentato per 5 anni, io ho smesso di vederle improvvisamente, tranne rarissime eccezioni. Tanti anni fa stavo per caso in un bar, una sera, tarda notte, a un certo punto arrivano dei ragazzi dentro il bar e tra questi ce ne stava 2 o 3 che mi riconoscono. Mi vengono vicini e mi fanno: Silvio, ciao, ti ricordi? Sono Francesco, ciao, ma ti ricordi? Stavamo a scuola insieme.
E dico, ah sì, come no, ciao, come stai? E lì è partita la Marcord, che è una delle cose peggiori, insomma, al mio miglior nemico forse gli infliggerei questo, un bel Marcord con i vecchi compagni di scuola. E il mio è stato una Marcord agghiacciante, perché quel ragazzo mi ha detto, ma ti ricordi, certo eri strano, te ne stavi tutto il tempo da solo, ti ricordi che camminavi da solo? Ha fatto un quadro di me raccapricciante, tristissimo. Io non pensavo, mi ha turbato quella cosa là. Poi è vero, ahimè, era vero, motivo per cui forse ci ho scritto un libro, avevo bisogno di tirare fuori, esatto, di liberarmene. Ma in realtà non è che, in realtà lui conosce un, ha conosciuto una maschera, non ha conosciuto me. Sono poche le persone che a 15 anni hanno una, possono andare a scuola senza indossare una maschera. E noi volevamo parlare in questo libro, scrivendo questo libro, mi sono reso conto che sia io che Carla, almeno io sicuramente, volevo togliere la maschera a quel Silvio. Volevo fare quello che avrei voluto fare allora, forse volevo fare quello che consiglio di fare a chi adesso ha 16 anni, cioè togliersi la maschera. E tirare fuori quello che si ha dentro. Io purtroppo non l'ho fatto. E questo forse è il destino amaro di chi fa l'attore o di chi fa di chi scrive libri. Spesso e volentieri scriviamo e raccontiamo quello che avremmo voluto fare. Io ho fatto un film anni fa che si chiama Che ne sarà di noi, che era un film che parla di un viaggio di maturità, che io non ho mai fatto. L'ho scritto perché volevo fare quel viaggio, perché dopo la mia maturità quello che in realtà è successo è che mi sono messo a scrivere un film. Per cui in realtà la finzione e la vita si inseguono in un modo insano. Però forse arrivato a 30 anni avevo voglia di dare un consiglio. Diciamo che se oggi io incontrassi Silvio a 15 anni lo scuoterei e cercherei di dirgli togliti questa maschera. E questo è il vero motivo per cui abbiamo scritto questo libro, sia io che Carla. Lo vedete, lo conosciamo poco, lo conosciamo forse attraverso il filtro dello schermo, ma Silvio è veramente un concentrato di energia, un concentrato di passione, esplosivo. Lui ha scritto Rivoluzione numero 9, ma effettivamente è un vulcano in eruzione. E credo che questa sia veramente la potenza narrativa che potremo trovare in questo libro, perché ci ritroviamo l'autenticità. E volevo chiederti a questo riguardo, Facebook è uno strumento fantastico di comunicazione con il mondo. E la tua pagina Facebook, ma anche i commenti su IBS, su Bol, sul tuo libro precedente, sul vostro libro precedente, sono pieni proprio di frasi, di commenti molto coinvolgenti e molto toccanti da parte dei tuoi ammiratori e dalle tue ammiratrici. Quanto conta per te il contatto con i giovani d'oggi? Come sei riuscito a riportare anche l'esperienza che tu riesci a intercettare da questo tuo contatto col mondo? Ma per me conta molto. Io non sono propriamente un viver, nel senso che sono abbastanza vecchio per avere 30 anni, nel senso che forse perché ho vissuto tantissimo. Tra i 18 e i 24 mi sono sparato un po' una vita a 100 all'ora, per cui adesso in realtà sono molto casalingo, faccio poca vita mondana. Faccio la pennichella al pomeriggio, sì. Adesso questa mi segnerà tutta la vita, perché oggi arrivato qui, come faceva mio padre quando andavamo in vacanza, quando facevamo questi viaggi in macchina di ore e poi arrivavamo al mare, e io non capivo perché lui si metteva a letto a dormire il pomeriggio.
Io dicevo, ammazza, è vecchio mio padre, ma perché andiamo al mare? Io oggi ho fatto la stessa cosa, stamattina mi sono messo in macchina, sono arrivato, ho detto, sono le 2, alle 3 mi sveglio. Vabbè, parentesi chiusa. Comunque, andare su internet da questo punto di vista mi piace, mi aiuta perché mi aiuta a fare anche parte di quella vita di contatto con la realtà che spesso non ho. E anche perché credo che, insomma, se c'è qualcuno che ha voglia di parlare, io lo capisco, nel senso che l'avrei voluto anch'io. Io a 15 anni volevo, ma era già morto, parlare con Kurt Cobain. Avrei voluto capire, fargli un paio di domande, avrei voluto dirgli, io la tua incazzatura la capisco, parliamone. Quando ho letto Il lamento di Portnoy, avrei voluto parlare con Philip Roth per ore, perché gli volevo dire, sai, ho scoperto una cosa, le mamme ebree sono esattamente uguali alle mamme italiane, abbiamo una grande cosa in comune, per cui in realtà capisco che c'è, a volte si fanno, almeno il motivo per cui io faccio questo lavoro e mi piace farlo è perché spero di riuscire a toccare qualcosa nelle altre persone. Quello che spesso e volentieri succede però è che scopro se ho toccato o non ho toccato le corde di quelle persone solamente quando nell'anteprima del film, a un certo punto finite le luci, si accendono le luci, io esco e si applaudono bene, si applaudono tiepido meno bene, se non applaudono suicidio, se applaudono moltissimo vittoria. Ma è molto povero, è una comunicazione molto povera. Internet mi aiuta invece a fruire, a sentire cosa succede. E per questo libro sono sicuro che io e Carla, insomma, sarà bello, sarà toccante, anche perché, insomma, se con questo libro riusciremo a toccare le corde di un solo adolescente che leggendo quelle cose si sentirà meno solo, beh, è una vittoria. In realtà il libro parla agli adolescenti, parla anche a te. Grazie. In realtà parla anche a te. Mi hanno fatto vestire in effetti colorata perché dovevo sembrare un adolescente, ma in realtà non lo sono più. Sì. E volevo chiederti, secondo te questo libro può essere anche letto con grande piacere e anche una curiosa attenzione per comprendere i quindicenni anche dalle persone che 15 anni l'hanno avuti tanto tempo fa? Io credo una cosa, al di là del fatto che leggendo questo libro si aprono due finestre, una su l'oggi in un certo senso, perché il 2000 è veramente ieri, e una sugli anni 60, per cui c'è un confronto, come ho detto prima, di Italie, di paesi, di modi di vivere, di ingenuità, di cose che non esistono più. Io credo una cosa, io se Dio vuole non sono più un adolescente. E dico se Dio vuole perché è uno dei momenti più difficili e più brutti della vita da questo punto di vista. Brutto ovviamente lo dico per dire, nel senso che è un momento faticoso, e chi dice che bei tempi, potessi tornare indietro, o è un bugiardo o è un ipocrita, perché in effetti ci sono momenti indimenticabili, bellissimi, ma è un momento molto faticoso. Per cui se Dio vuole oggi ho 30 anni, quasi 30 anni, e forse è proprio il motivo per cui riesco finalmente a parlarne, no? Per cui devi esserne fuori per riuscire a scriverne. Purtroppo temo una cosa, che al di là del fatto che possa essere o non essere un modo anche per come dire, per leggere i propri figli, io mi sto rendendo conto di una cosa, scrivendolo mi sono reso conto di una cosa, che ahimè non si è adolescenti una sola volta nella vita. Ahimè l'adolescenza maledetta ritorna, o forse benedetta, in realtà maledetto o benedetto dipende dai punti di vista.
torna ogni volta che la vita ci dice e adesso devi cambiare. Torna ogni volta che le cose ci portano al cambiamento e noi tendenzialmente siamo tutte persone che sono restie al cambiamento. C'è un mio amico matematico, che quindi ha una mentalità, che un giorno mi ha spiegato questo concetto con una parola fantastica, omeostasi. Noi tutti siamo tendenti all'omeostasi, tant'è che se ci fate caso, le persone quando vi vedono e vi salutano non dicono mai mi raccomando, il loro modo di congedarsi è mi raccomando non cambiare mai, almeno a me me lo dicono sempre, ogni volta che oh mi raccomando resta sempre così, non cambiare mai, resta sempre così, che è una maledizione. Non è una benedizione, non è un augurio, è una condanna all'infelicità totale per tutta la vita, proprio perché non c'è niente che resta uguale. Gli alberi non restano uguali due giorni di seguito, figuriamoci noi. Però la gente dice mi raccomando non cambiare mai. Io sono cresciuto con solo persone che mi dicevano non cambiare mai e che nel momento in cui provavo a mettere in discussione cose della mia vita o del mio lavoro, io ho fatto delle scelte molto poco sicure sul lavoro, nel senso che il mio, ahimè il mio agente lo sa, mi odia per questo, perché metto in crisi costantemente, non seguo la carriera dell'attore, non seguo la carriera del regista, non faccio delle, sono, mi muovo in una maniera anche forse poco furba, ma cerco di assecondare il cambiamento e ogni volta che lo faccio si crea paura. Non solo in me, ma anche negli altri. Però il cambiamento credo che sia inevitabile. E la bellezza dell'adolescenza è che ti obbliga a guardarlo. Perché se io adesso non voglio vedere il mio cambiamento, io mi guardo allo specchio, oggi, domani, sono uguale più o meno. A 15 anni hai un corpo che cambia, ti trasformi, a un certo punto diventi mostruoso. Io mi ricordo che mi guardavo allo specchio ed ero, che cazzo è questo? Non capivo, perché perdevo la dolcezza dei lineamenti del bambino, ma non avevo ancora i lineamenti da uomo, per cui ero uno strano sgorbio, ero profondamente, insomma, il corpo ti aiuta in questo, è più violento, è più, ti obbliga, non ti permette di alzarti e voltarti, cosa che spesso e volentieri facciamo noi. Però scrivendo questo libro mi sono reso conto che invece non è così. L'adolescenza si ripete, e ritorna, e ritorna, e ritorna. Dobbiamo chiudere, purtroppo. Abbiamo avuto la fortuna stasera di conoscere il vero Silvio. E auguro a tutti una buona lettura, il libro uscirà a settembre, si chiamerà Rivoluzione numero 9. Ringrazio tantissimo Carla Evangelista in contumacia, diciamo così, esatto. E vi lasciamo per il prossimo appuntamento, grazie. Un'ultima, ultimissima, se no mi tirano le orecchie, comunicazione. Vi ricordo di compilare la cartolina che vi hanno consegnato per poter dare la possibilità a 4 scuole italiane di ricevere tanti libri. Quindi la cartolina, che poi dovrà essere imbucata allo stand ball, è uno strumento importante per fare del bene. Arrivederci. Arrivederci, grazie.